Dunque, stiamo entrando un po' nella vita associativa più diretta e più coagente con quello che noi dobbiamo fare, cioè quello che è un po' l'essenza del cantiere, che nasce come associazione di cultura politica, dove abbiamo scelto di mettere la parola cultura davanti a quella della parola politica, perché noi riteniamo che sia la cultura che debba indirizzare la politica e non la politica ad indirizzare la cultura. L'amico Diaconale stamane cosa ci diceva, no? Che la politica ha sempre cercato di indirizzare la cultura, ha ricordato il Mein Kulpot, il famoso ministro nazista Goebbels, che era il ministro della cultura, ma chiaramente era molto culturalmente monocorde e estremamente lobotizzante qualsiasi altro. Allora, noi abbiamo articolato il cantiere, ma lo sapete meglio di me, lo dico soltanto per pochi volti nuovi luoghi che vedo in sala, su delle commissioni di lavoro, dove ogni commissione ha una propria facoltà di esplicare i propri concetti, le proprie scelte, e gli altri partner del cantiere poi focalizzano il loro contributo al lavoro di quella commissione, in modo che tutti quanti possano spingere in uno sforzo comune. Idealmente immagino una lancia in cui c'è una punta, però questa lancia forte di penetrazione, se poi l'assa della lancia è lunga e forte, la può spingere bene. I nostri punti di riferimento in questo momento sono Marco D'Agostini per la Commissione Statuto, Alessandro Manna per il federalismo europeo, Carlo Pritzhofer per le riforme istituzionali, Gabriella Bove per Arte e Bellezza, io stesso per la Commissione Economia. Qualcuno nell'ordine del giorno avrà visto che mi ero autocensurato, in quanto presiedendo già i lavori non mi piaceva assolvere a due impegni, però purtroppo la persona che ho scelta per sostituirmi non c'è, per cui apprezzate la buona volontà e mi dovrete sopportare due minuti anche in quell'altra veste. E poi naturalmente Gino Gioia, il nostro vicepresidente, che ha compito importantissimo, perché al di là dell'importanza della commissione a cui si è riferito, comunque in qualche modo terminerà il lavoro. Io vorrei vicino a me, per cui a questo punto, l'ottimo Marco D'Agostini, perché mi farebbe piacere che possa darci anche lui. Vieni, prego Marco, momentaneamente togliamo il bussolotto. Sono un po' imbarazzato perché la ultima aderente deve essere chiamata già con l'aulico nome di presidente dello statuto, ovviamente mi imbarazza. Vorrei innanzitutto dire, ho sentito 5 minuti, quindi cerchiamo di stare nei 5 minuti, ma dire perché mi trovo qua. Il mio carattere ignoro, che mi ha sempre curato dei guai, mi aveva sottoposto lo statuto per Paolo e io ho fatto una mail dicendo: ma si potrebbe vedere questo e quest'altro? E allora mi ha detto: beh, ma allora se coordina tu il gruppo di lavoro dello statuto, questo insegniamo a stare zitto, diciamo. Ovviamente, non essendosi ancora riunito il gruppo di lavoro, questa è solo un'ipotesi di lavoro da confrontare poi con i componenti, in vista poi di fare un lavoro istruttorio per tutta l'insieme, diciamo, dell'associazione. Quindi vorrei, ovviamente, da ultimo arrivato, non mi permetto di dire nulla sui contenuti, che sono il biglietto da visita dell'associazione, ma mi sono soffermato solo sugli aspetti, diciamo così, della governance e del drafting dello statuto. Allora, il primo tema sul quale inviterei a fare una riflessione è quello delle eventuali modifiche necessarie per il riconoscimento giuridico, cosa che, come sappiamo, non è indispensabile, in quanto le associazioni, così come sappiamo in Italia, sono associazioni di fatto non riconosciute ai partiti e sindacati, quindi saremmo in ampia compagnia, insomma. Ecco, però, ecco, se c'è da aprire una riflessione, se affrontare più le spese che non l'iscrittura, perché lo statuto è già scritto in modo, diciamo, molto completo, per il riconoscimento, più che altro per tutelare da un lato il nome, perché se ci si augura abbia successo, allora c'è anche un'esigenza: il primo che inserisce la parola al cantiere poi è quello che ha diritto a che sia tutelata, e l'altro aspetto è l'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto anche l'associazione non riconosciuta può essere titolare di rapporti giuridici, quindi sia processuali sia donazioni eccetera, però ovviamente se non c'è la distinzione patrimoniale tra il patrimonio dei soci e il patrimonio dell'associazione, ci sono maggiori responsabilità. Quindi c'è, ecco, da affrontare un primo dibattito su questo tema abbastanza importante, e poi fare eventuali conseguenti
modifiche anche approcciando un notaio, ecco, qualche ulteriore figura di riferimento esterna per verificare quali passi tecnici. È necessario in pratica definire lo statuto con un altro notorile. Il secondo aspetto, diciamo, più politico è quello, visto che mi pare l'associazione si richiami al federalismo, se prevedere nello statuto, ovviamente senza dover ricambiare lo statuto ove se si dovesse presentare la necessità, prevedere che con la delibera dell'assemblea, nei modi che si riterrà, prevedere la possibilità o di aderire a federazioni di associazioni o che la stessa associazione domani nello svilupparsi possa avere delle forme di decentramento. Questo è il motivo dei dibattiti, ovviamente non ci sono delle soluzioni precostituite. Il terzo punto, e concludo, sono questioni più di dettaglio che si potranno affrontare nel gruppo di lavoro e che spaziano su alcuni temi, diciamo, minori rispetto a quelli che ho citato, che sono ad esempio di redazione dei testi giuridici, ad esempio quello di redigere tutti i paragrafi in modo numerato oppure non numerato, coordinare meglio, forse meglio non che non sia coordinata, ma insomma piccole precisazioni potrebbero essere opportune sulla figura del supplente del presidente, in quanto ci sono due vicepresidenti, ma è il vero supplente è il tesoriere, allora valutare se è opportuno far fondere la figura, dire che il tesoriere è anche vicepresidente oppure regolare in sede tecnica. Grazie. No, ma non volevo interromperli, affiancavo il tuo discorso, porta avanti. No, erano queste questioni, diciamo, ecco, tecniche, diciamo, da affrontare. Non ho, siccome mi era stato detto 5 minuti. Sì, ecco, ovviamente per la composizione della commissione inviterei a segnalare, adesso non so, possiamo dire alla presidenza, diciamo, dei volontari, in modo che poi ci tratteniamo per stabilire quando rivederci per entrare in questi aspetti di dettaglio, ecco, lasciare al tavolo magari indicazione di chi vuole collaborare e quindi poi ci sentiamo, vista ovviamente del lavoro istruttore su cui riferire poi al plenum, ovviamente. Ma una volta, mi scusi, faccio questa domanda, una volta che noi ci registriamo, no? Possiamo eventualmente, se siamo tutti d'accordo, utilizzare poi o usufruire di sponsor che possano in qualche modo alle nostre condizioni, non è che poi lo sponsor entra nel cantiere. Questo entrerà nello statuto, questo non. Una volta che questo chiedendo se lo statuto prevede che sia possibile. Quando lavoreremo per scriverlo, per modificarlo. L'ingresso di fondi da sponsor. Ecco, questo chiedo. Una volta sì, questo che, diciamo, non è. No, perché come diceva giustamente Camilla, quando ha chiuso prima la prima parte, ha spiegato che cos'è l'associazione e come noi andiamo avanti grazie ai servizi che ognuno di noi all'interno dell'associazione può dare. Grazie al proprio, diciamo, percorso professionale, al proprio lavoro, oppure grazie a degli scambi anche sia professionali che di amicizia, però se questo ci potrà permettere in futuro di muoverci con sempre maggiore, così, certo. Qui da fare un attimo una riflessione, se privilegiare, diciamo, l'autofinanziamento in modo associativo da un lato, che di per sé non richiederebbe l'atto notarile, l'atto pubblico per la realizzazione dello statuto e quindi anche piccole donazioni non lo richiederebbero, o dall'altro, al lato estremo, quindi non solo il riconoscimento come associazione, ma addirittura, che ovviamente è una complessità maggiore, la trasformazione in onlus, che consentirebbe, se si ritiene, però questa decisione non tanto la commissione statuto quanto, diciamo, politica della scelta di fondo, l'onlus che consente in pratica la detrazione diciamo l'eventuale sponsor delle sponsorizzazioni. È chiaro che è un salto direi più politico che tecnico, però quindi possiamo prevederlo statutariamente per averlo già acquisito. Poi possiamo, mano a mano che sviluppiamo, proseguire per un certo periodo, così come siamo partiti, che mi sembra corretto, poi di fronte a un'opportunità concreta avvalercene o meno, non siamo obbligati giuridicamente, e gli avvocati in sala ne vedo parecchi, io non faccio l'avvocato, ma comunque giuridicamente mi permetto di dare un contributo, non siamo obbligati che se abbiamo una norma statutaria la dobbiamo sempre comunque applicare. Nel caso inverso, se non l'abbiamo e non la volessimo applicare, non potremmo farlo. Certo. Mi
corregge in tal senso? Beh, diciamo che soprattutto essendo un po' costosuccio, se facciamo la registrazione e ogni volta ci viene un'idea andare a notaio, modificare anche per quanto è amico, diciamo che è un minimo di spese di registrazione. No, siccome lei stava dicendo in questo momento, diciamo già avuto preventi per la metà, diciamo, comunque. Perché perché va la società di diciamo, quindi comunque sono sempre spese, quindi diciamo più è a maglie larghe lo statuto, più prevede quante più attività possibili che poi potranno essere deliberate o meno, si evita di dover ritornare dal notaio se si è passato il riconoscimento per prevedere nello statuto queste nuove attività, insomma, quindi è importante che sia maglia abbastanza larga, fermo restando il biglietto da visita, diciamo, sulle finalità generali culturali. Grazie amico Marco De Costini, benvenuto, siamo selezionati, ti guardisci con un contributo positivo, già siamo in debito. Scusate, immagino che già si sappia, esiste già a Milano un'associazione Schiavi in Cantiere. Ce ne sono tante. Ce ne sono tantissime, è un nome bello, valido, vincente. E proprio per questo gettonato. Se viene registrato, dopo non può essere registrato. No, si può registrare con il logo, con un qualcosa per cui viene identificato ogni... cantiere. Ci sono tante società che si chiamano Fiat in Italia, anche se magari ne conoscevamo all'epoca una sola.